Questa testa gigantesca che vedete qui accanto a me nella sala delle mostre del Museo Civico Carlo Verri è il frutto dell'utilizzo di una tecnologia moderna per lo studio dei reperti archeologici. Si tratta della fotomodellazione 3D con uso di software che ci permette di documentare, di studiare sullo schermo e anche di ingrandire, stampare in dimensioni reali o ridotte o anche ingrandite il reperto archeologico. Questa testa qua, per esempio, non era mai stata di queste dimensioni. È l'ingrandimento per 10 di una piccola testa, relativamente piccola, di statuetta di terracotta. La stessa cosa che vedete qua, effettivamente è la stessa faccia, che è stata fotomodellata, trattata con mezzi informatici e poi stampata, questa volta qua in plastica con una stampante e nell'altro caso scolpita addirittura in polistirolo, a parte che è possibile scolpire anche in pietra e in altre materie. Questa tecnologia viene usata, viene adoperata in molti modi nell'industria odierna. In archeologia siamo abbastanza all'inizio ancora degli esperimenti di come utilizzarla bene. Comunque questa mostra vi mostra gli esiti di questo tentativo che noi stiamo portando avanti ormai da qualche anno sul sito calabrese di Rosarno, dell'odierna Rosarno, che corrisponde all'antica Medma, città della Magna Grecia, fondata alla fine del VI secolo a.C., che visse la sua vita fino all'età ellenistica e la romanizzazione, e che però ebbe la sua maggiore fioritura tra la seconda metà del VI e la fine del V secolo a.C. A questa epoca risalgono i suoi prodotti più interessanti, che sono offerte votive, usiamo questo termine in archeologia, cioè delle statuette portate come dono alla divinità in un santuario. Erano statuette piccole nelle dimensioni, appunto, nell'insieme, nel caso delle statuette maggiori, sono 40 cm, quindi la testa di 10 cm, non di queste dimensioni gigantesche. E però si tratta di un materiale veramente enorme numericamente. Per lo studio di questo materiale abbiamo deciso qualche anno fa di utilizzare scansione, o meglio la fotomodellazione tridimensionale, per poterci documentare i più di 3.000 frammenti che sono stati raccolti e sono conservati attualmente in due musei della Calabria, a Rosarno e a Reggio Calabria. A che cosa serve l'utilizzo della tecnologia, quindi per l'archeologia? Avendo già sentito i numeri imponenti, 3.000 frammenti, ma in altri siti, in altri casi, abbiamo a che fare con decine di migliaia di frammenti o di statuette anche intere, si può capire che l'archeologo ha l'enorme problema dell'organizzazione del materiale, una documentazione che deve essere ordinata, classificata, in modo da poter permettere un'interpretazione dettagliata di questa produzione. Bisogna sapere un'altra cosa. I greci antichi che fabbricavano le statuette anche per offrirle alla divinità lavoravano a matrice e quindi facevano una riproduzione meccanica di un prototipo. Questo significa anche che molto spesso abbiamo diversi frammenti di uno stesso tipo o diversi esemplari di uno stesso frammento. Questo ci mette di fronte a un altro problema. Dobbiamo riconoscere nel materiale quelli che sono uguali e quelli che sono differenti. Altre volte tu trovi solo un frammento di un tipo, gli esemplari moltiplicati, riprodotti di una prima creazione plastica, sono chiamati tutti insieme un tipo. Tu trovi un esemplare di un tipo, magari frammentario, e non sai come ricostruirlo. Anche in questo caso, avere una banca dati
con i fotomodelli tridimensionali di diversi oggetti è di grandissimo aiuto. Faccio vedere un esempio. Tra le nostre teste stampate abbiamo un frammento che abbiamo fotografato e poi trattato col software, quindi fotomodellato, nel deposito del Museo Archeologico di Rosarno. È un frammento di un tipo ben noto, di cui esistono anche altri esemplari, anche più completi. Qui manca la parte bassa del viso. Per capire come poteva essere questa testa di statuetta nella sua realtà completa, bastava andare in un altro deposito calabrese, quello del Museo Nazionale di Reggio Calabria, e trovare un altro frammento più completo dello stesso tipo e ricostruire virtualmente un frammento con l'altro. E questo poteva essere naturalmente possibile anche accostando i due frammenti uno all'altro. Non sarebbe mai nato per una ricostruzione di fatti, così come è nato con i modelli virtuali, che in questo caso abbiamo stampato, ma soprattutto per illustrare il metodo di lavoro. Faccio vedere anche un altro esempio. Si tratta dello studio di opere d'arte, anche se sono riprodotte con le matrici, anche se sono di materiale relativamente economico, di terracotta, cioè di argilla cotta, si tratta sempre di opere plastiche, di piccole sculture. Le sculture si capiscono analizzandone le forme, come nel caso di opere d'arte anche di grandi dimensioni. Per queste analisi lo storico dell'arte, in questo caso l'archeologo è anche storico dell'arte, ha bisogno di condizioni di analisi, di visualizzazione che possono aiutare meglio rispetto a come uno si trova magari in un magazzino mal illuminato. Con il modello virtuale tridimensionale è possibile non solo girare e guardare da tutti i lati, da tutti gli angoli il pezzo, ma anche simulare illuminazioni diverse e con questo fornire uno strumento per l'analisi come se avessimo tutti questi pezzi nel nostro spazio con un laboratorio, uno studio fotografico con tutte le lampade che nella realtà per esempio non abbiamo.